rivediamo i punti fondamentali dell'articolo di giornale. L'articolo di giornale, in alternativa al saggio breve, è un articolo di opinione. L'articolo di opinione è un testo argomentativo. Chi scrive esprime un'opinione personale, che equivale alla tesi. È un testo argomentativo che prende spunto da un fatto di cronaca, da un dato, dagli esiti di una ricerca, da un fenomeno sociale, da una notizia particolarmente interessante o da un tema di attualità. Il fatto, il dato in questione è l'occasione per una riflessione di carattere generale su un tema di discussione, per esempio la piaga del cyberbullismo, oppure gli aspetti negativi e positivi dei social network, o ancora l'introduzione del digitale nella scuola. Il tutto prende sempre spunto, ribadiamolo, da un fatto di cronaca, da un dato, dagli esiti di una ricerca, di mercato, di altro, da un aspetto legato all'attualità. Non è necessario riferire nei dettagli il fatto di cronaca, il dato, la notizia, la ricerca. Bastano pochi cenni significativi nella premessa. Ma quel che fa la differenza tra un semplice tema scolastico o testo argomentativo scolastico e il vero articolo di giornale è senza dubbio lo stile. Nelle scelte lessicali, nelle parole che usiamo e nella sintassi dobbiamo sforzarci in ogni modo di imitare il più possibile il linguaggio e lo stile tipici della scrittura giornalistica. E dunque, scrivere periodi brevi, composti di frasi semplici, separate dal punto, privilegiando una costruzione di tipo paratattico, il che non vuol dire scrivere la lista della spesa. Vuol dire scrivere periodi brevi e concisi per arrivare subito alla comprensione del lettore. Nessun giro di parole, bisogna arrivare subito al punto, al nodo della questione. E poi bisogna stabilire e mantenere sempre un contatto con il lettore attraverso alcune domande. Tuttavia è necessario evitare l'adagio, cioè quella espressione che ricorre in maniera insistente, l'adagio trito e ritrito, ma la domanda nasce spontanea, nessuna domanda deve nascere spontanea. E poi lo stile giornalistico, per essere efficace, come quello della pubblicità, usa le figure retoriche, metafore, similitudini, accumulazioni, elenchi enfatici. E a proposito di elenchi enfatici, ne vediamo subito un esempio nella diapositiva successiva. Ritorniamo al maestro Severgnini. Ebbene, qui abbiamo un classico esempio di elenco enfatico composto di 5 parole: diffamazione, molestie, ingiurie, minacce, stalking, separate semplicemente dalla virgola. È un elenco enfatico perché è composto di una serie di parole legate al tema principale, che è il cyberbullismo. E si tratta di parole che indicano atti criminosi legati appunto a questo tema. Questa successione di parole ovviamente crea una sorta di enfasi, mette in rilievo l'argomento principale. Un altro esempio di elenco enfatico, questa volta trimembre, cioè formato da 3 elementi, è l'aggettivazione che riguarda la parola storia. Severgnini non si limita a dire è una piccola storia istruttiva, ma aggiunge diffusa e preoccupante per dare rilievo all'importanza del fatto.